Per molti si avvicinano le vacanze ed è tempo di scegliere destinazioni e prenotare alberghi e strutture ricettive. E in quanto a qualità e prestazioni, in Italia i dati su coloro che operano nel settore dell'ospitalità turistica rivelano che la variazione del primo trimestre del 2012 rispetto all'anno scorso risulta in calo dell'1,7%, trend che nella Bergamasca appare confermato. I dati di Bergamo ci dicono che rispetto al trend nazionale siamo in linea, non ci sono fenomeni di crescita, ma il territorio è in grado di tenere in questo momento le posizioni acquisite. E proprio al fine di rilevare giornalmente le performance delle strutture di tutto il mondo utilizzando gli standard dell'occupazione delle camere, della tariffa media giornaliera e del ricavo medio per camera disponibile, è attivo un vero e proprio barometro alberghiero. È frutto del lavoro di RES Hospitality Business Developers, che opera nel settore dell'ospitalità al servizio di aziende alberghiere, investitori, operatori immobiliari e proprietari di realtà con destinazione turistico-ricettiva. Un progetto che coinvolge 700 alberghi, uno strumento di gestione importante che consente di acquisire un grado di consapevolezza maggiore nella gestione delle risorse. L'albergatore, tramite questo sistema, può analizzare l'andamento del proprio hotel rispetto agli altri ed essere più competitivo. Mette le prestazioni dell'albergo, dell'impresa alberghiera, in relazione con le prestazioni della concorrenza a livelli più o meno allargati territorialmente, e questo permette di acquisire, appunto, come dicevo, consapevolezza e permettere di azionare delle leve di gestione che senza di questo strumento non è possibile avere.